tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia, per chi non mi conosce, e oggi sono qua per parlarvi della GHD Glide. Cos'è la GHD Glide? Si tratta di una spazzola creata appunto da GHD, brand famosissimo per prodotti per capelli, principalmente per le piastre. Infatti io ne posseggo una GHD. È una spazzola lisciante che ho fortemente desiderato negli ultimi mesi, mi è stata regalata da mio marito per il compleanno e oggi sono qua, dopo svariati utilizzi, a mostrarvi l'applicazione su capelli ben poco ricci, come potete vedere, e a recensirvela. Prima di iniziare però, in questo stato pietoso, iscrivetevi al canale, lasciate un like e poi ci aggiorniamo qua sotto nei commenti. Bene, che cosa ho fatto? Ho diviso la testa in due parti. Ho lisciato con spazzola e phon, ho usato il Parlux e la spazzola Thermix per il mio lato sinistro, mentre per il lato destro li ho semplicemente pettinati, asciugati in 2 secondi. Vi voglio far vedere quindi la riuscita della GHD Glide sia su un lato poco crespo, poco oh my god, e su un lato un po' più già disciplinato. Questo lato siamo più avvantaggiati perché comunque c'è un liscio di base più già più strutturato. La spazzola in questione è questa, presenta il cavo rotante a 360 gradi, che per me, o comunque in generale, è fondamentale. I denti secondo me sono fitti al punto giusto. E sicuramente un pro è che riesce ad avvolgere molto bene il capello, a tirarlo e a lisciarlo. Il cavo è bello doppio, lunghissimo, e la presa è italiana. Vado a inserirlo nella presa di corrente. Ok. La accendo. E vediamo un po' quanto ci mette a riscaldarsi. Non molto, di solito i prodotti GHD ci mettono ben poco. E mi raccomando, fate attenzione perché ovviamente la placca qua all'interno scotta, è rovente. Ora, io mi leggo un attimino questo lato, nel frattempo il lato selvaggio. E vi dico che io ho deciso di prenderla perché se io mi volevo fare liscia, o comunque partire da una base liscia per poi farmi dei boccoli col ferro, io dovevo ogni volta lisciarmi spazzola, phon e piastra, e con la piastra, la mia mole di capelli, ci metto una vita, ci metto veramente una vita. Quindi questa ovviamente non vi dà le risorse di una e le possibilità di una piastra, perché comunque non vi consente di farvi le onde, di manipolare meglio la ciocca. Ha una funzione che secondo me per alcune persone merita di essere acquistata e per altre è superflua. Secondo me, per chi è tanto crespa, quelle ricce che non, a cui non piace vedersi riccia, ecco qua, finito, cerco di non tagliare niente da quando l'abbiamo accesa, ecco qua, questo è come io mi sono lisciata phon e spazzola. Anzi, vi lascio a un piccolo pezzettino di video che ho girato dove mi sono fatta phon e spazzola e dove ho fatto la parte selvaggia. E ci vediamo dopo.
pubblicità, anche qua divido le ciocche, ma non troppo, perché comunque vi voglio far ben vedere. Allora, partiamo da questa qua. Un altro pro di questa spazzola è che si riesce ad arrivare molto bene nella nuca e non è una cosa scontata da tutti. Diamogli un'altra pettinata prima di iniziare. E prendo delle ciocche nemmeno troppo piccole, sinceramente, perché questa non è piccolissima. Considerate che veramente ho tantissimi capelli e molto lunghi. Tengo in tensione, cerco di far arrivare la spazzola GHD Glide più in alto possibile e vado lentamente verso il basso. Fa parecchio grip la spazzola e questa è una nota assolutamente positiva. Ok, questa è semplicemente una passata. Poi ne faccio una classica, tenendo la spazzola così. Però quando arrivo alla fine, preferisco sempre fare in questa maniera io. Le setole non scottano, però attenzione perché, vi ripeto, la piastra ovviamente a cui sono appoggiate le setole sì. E volendo, ora vi faccio vedere che io poi mi erano rimaste ovviamente ciocche anche più importanti. Si può fare anche direttamente così e viene un liscio abbastanza naturale, non è il liscio che viene con la piastra, è molto simile, Poi vedete, dovete magari cercate di far continuare ad aderire i capelli anche e di non passare troppo velocemente. Ma io già così sono molto soddisfatta, e sono soddisfatta anche per una risistematina al giorno dopo, che se c'è una giornata particolarmente umida, una nottata in cui sudo appunto in particolar modo, questa è veramente veloce da passare, non c'è paragone rispetto alla piastra. Se avete pochi capelli, li avete fini, insomma, lascia un po', cioè nel senso, vi trovate va bene anche investire direttamente su una piastra e basta. Ripeto, questo secondo me è proprio uno strumento che per alcuni può fare la differenza, mentre per altri magari non tanto. Vedete, potete anche decidere di fare direttamente così. Ora vi faccio vedere svariati modi, perché comunque sono tutti validi. Anche fatto così non è sbagliato. Se vi ci va a finire, a me mi ci va a finire spesso il pollice sopra, se vi ci va a finire il pollice sopra non fa niente, non si spenge per fortuna, quindi anche se vi sembra sia posizionato male, non è posizionato male. Ora, io mi sono messa a parlare, a fare vedere in un modo, a far vedere in un altro, però questo è il risultato. Ovviamente se fate le passate piano piano è meglio, se fate le passate fatte un po' più velocemente, dipende insomma anche il tipo di liscio che volete. Se volete un liscio un po' più voluminoso, oppure un liscio più dritto e teso. E ora veniamo al tasto dolente.
cioè direi che è abbastanza sconvolgente, considerate appunto che questo lato non è stato minimamente manipolato e che spesso e volentieri non è semplice arrivare in queste zone che sto facendo qua dietro io. Io qua non mi vedo, ragazzi, non c'ho lo specchio. Cioè in dei punti sono anche andata praticamente a caso e qui valeva dirvi questo. Ora riporto la parte già lisciata insieme all'altra, perché qua dietro ovviamente non voglio la riga. Ed è comoda appunto in questo senso anche. Si riesce comunque a fare anche i ciuffetti un po' più piccolini. Vedete? Ecco qua, questo è il risultato finale. E considerate che sono stata molto rapida, molto veloce, ho voluto fare anche questa prova di metà testa in un modo, metà testa in un altro. Ovviamente se anche ci perdete non tantissimo tempo e fate spazzole e phon, vengono, si fa ancora prima. Però come avete visto, anche se partite da una base super... super crespa, super incasinata, va benissimo. Per me è un prodotto valido, comodo e che mi ha fatto veramente dimezzare i tempi. Di lisciatura ovviamente sto parlando. Essendo una spazzola vi consente anche di prendere ciocche un po' più grandi. Se fate così con la piastra fate solo un casino, vi bruciate i capelli, ci state una vita e mezzo, non serve a niente. Con la piastra veramente bisogna prendere ciocche molto piccole e avendo veramente tanti capelli e tanto ricci ci metterei una vita e mezzo, e infatti l'ho voluta fortemente proprio per questo motivo. Vi lascio il link alla spazzola, perché l'ho presa su, anzi mi è stata regalata tramite Amazon d'anello. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Questi sono i capelli dopo aver messo anche delle goccine, degli olietti sulla parte finale, e niente, io sono super soddisfatta, anche perché viene molto bene anche la parte vicina all'attaccatura dei capelli. Considerate poi un'altra cosa, che io non vado dal parrucchiere da 5 mesi, ci sarei dovuta andare 2 mesi fa, ma per ovvi motivi non ci sono potuta andare. Ho anche una buona porzione di capelli, diciamo un 3 dita, quindi 3-4 centimetri da tagliare. Sarebbe venuto sicuramente più carino il video su un capello con un taglio anche più strutturato rispetto al taglio che ho adesso, che nonostante siano stati tagliati molto bene a inizio dicembre, il taglio può essere anche il più buono del mondo, però non è mai bello quanto un taglio appena fatto, comunque a distanza di un paio di mesi. Vedete che anche la parte della frangia, infatti ho messo un cerchietto adesso, è un po' più insomma si è persa, sì, la frangia, buonanotte, il ciuffo. E niente, per me super promosso. E ovviamente vi ripeto, non va bene per tutte le tipologie e per tutte le tipologie di capelli e per tutte le nostre esigenze. Per qualcuno sarà inutile, per qualcuno sarà più utile. Io mi sono confrontata con voi anche su Instagram, su Direct, su chi l'ha comprata, insomma dopo averla vista a me ve ne avevo parlato molto sommariamente, avevo fatto vedere un prima e dopo, tante insomma mi hanno scritto che poi si sono trovate bene, però ho letto un po' sui forum, sotto ad altri video, su Instagram, su Facebook, alcuni commenti erano un po' così, però dipende che cosa cerchi, cioè per questo io ci ho messo anche quei 3 mesi prima di decidermi se acquistarlo o no, perché volevo capire se era un qualcosa di inutile, di superfluo, o un qualcosa che realmente mi poteva fare al caso mio. Nel mio caso mi ha dimezzato i tempi assolutamente per lisciare i capelli e mi concede di farlo, sia di lisciarli, sia che prima ho tempo di fare phon e spazzola, sia che faccio direttamente un'asciugatura a pazza, come vi ho fatto vedere. Questo è tutto, io vi mando un bacio grande, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!